La terra è tornata a tremare, a Sansepolcro si è decisa la chiusura delle scuole per cauzione. Sì, è stata decisa la chiusura delle scuole anche perché in un'ora sono arrivate tre scosse nell'Aquilano di oltre 5 gradi della scala Richter, e sinceramente le scosse oltre il quinto grado a Sansepolcro le abbiamo sempre sentite bene. Allora, per fare le opportune verifiche e anche per un momento di tranquillità, visto e considerato che la situazione, ecco, di queste ripetute scosse, anche poi ce n'è stato un ulteriore alle 14.30, abbiamo in via precauzionale chiuso le scuole, verificato. Dovremo riverificare in serata, stanno verificando, perché ne è tornata uno alle 14.30. Questo penso che in via precauzionale sia importante da parte dell'amministrazione comunale aver preso questa decisione. Sono arrivate particolari segnalazioni di disagi o danni? No, no, assolutamente no, qualche spolverata di alcune situazioni minime rispetto a piccoli calcinacci, punti anche diventano punti di osservazione e di attenzione per capire qual è. Sono sempre queste scosse ondulatorie, molto lunghe, che le sentiamo, particolari, ormai sono, le conosciamo purtroppo da agosto, ottobre, e anche oggi sono state avvertite, diciamo realmente un po' meno di quelle dell'ottobre e dell'agosto. Diciamo una cosa, che da parte nostra come amministrazione c'è un impegno importantissimo sulle tematiche della prevenzione sismica negli edifici, anche l'operazione fatta del bando regionale che mette a disposizione per la Toscana 9 milioni e che il 20%, un quinto delle risorse della Toscana sono dedicate alla Val Tiberina. Ecco, questo ci fa piacere perché c'è un'attenzione da parte della Regione.